Negli studi di TV City, Giovanni Oliva, autore di note istantanee musicali, come nasce quest'opera? È una riscrittura di un libro che ho pubblicato nove anni fa a Bologna su commissione della fondazione eh, della Cassa di Risparmio. È stata una grande occasione per me, perché molti amici, dato che il primo libro era esaurito, mi hanno chiesto di rimettere mano. Quindi è, questa è proprio una vera e propria riscrittura. Che l'editore Doppia Voce di Napoli mi ha dato l'opportunità di pubblicare e ho diciamo, risposto alle insistenze di molti, eh, primo tra tutti Marco Tullio Giordana, amico e regista di 100 Passi, della Meglio Gioventù, che mi hanno in qualche modo portato per mano a questo ripensamento e a questa pubblicazione. Cosa contiene questa pubblicazione? È in qualche modo una piccola storia della mia vita, in realtà sono 101 ritratti di musicisti della musica classica con i quali ho avuto a che fare per ragioni di lavoro, mi occupo appunto di musica classica da più di 40 anni e che ho incrociato nel mio percorso dalla gioventù agli ultimi giorni. Sono ritratti naturalmente personali, nel senso che racconto quello che è stata la mia esperienza personale accanto a loro. Eh, a volte diciamo fugace nel senso di un incontro per un concerto, per un eh, progetto da fare insieme, in altri casi per lunghi tratti della vita nei quali ho collaborato a istituzioni nelle quali questi musicisti erano coinvolti. Un nome fra tutti, quello di Salvatore Accardo, che mi ha voluto accanto a sé alle settimane musicali internazionali all'inizio degli anni 90, un altro Riccardo Muti con il quale ho lavorato per otto anni a Ravenna Festival. Il maestro Salvatore Accardo, tra le altre cose, è originario di Torre del Greco. Sì, lui è per caso nato a Torino, infatti c'è una antica diatriba fra di noi e solo per quella ragione gli perdono il tifo per una squadra di non colorati. Per il resto c'è una profonda radice che lo lega a Torre del Greco. Sua madre e mia nonna erano molto amiche, si frequentavano regolarmente e diciamo, l'occasione di incontro con lui è stata naturalmente prima personale e poi professionale. Un libro scritto con passione che racchiude anche le passioni per l'arte, per la musica? Assolutamente sì, e anche per la letteratura, nel senso che ho disseminato questa pubblicazione di citazioni da poeti, da scrittori, da intellettuali che in qualche modo hanno accompagnato il mio percorso. Eh, C'è, diciamo, un filo rosso che lega tutti questi racconti, che è appunto questa angolazione personale che ho voluto dare. D'altra parte. Ho fatto la scelta professionale che ho fatto ormai più di 40 anni fa, naturalmente per passione. Ho molto cara la frase di Manuel Vasquez Montalban, quando nell'uomo della mia vita scrive a un certo punto che la passione non è la cosa più importante della vita, è l'unica cosa importante. E venerdì il suo libro sarà presentato qui a Torre del Greco alla Libreria Mondadori. Sì, presentiamo il libro alla Libreria Mondadori, grazie all'ospitalità di Carmine Paino, che è sempre molto attento a queste cose. Sarà mio interlocutore Aurelio Raio, la scrittore torrese e amico da tutta la vita. Quindi ci divertiremo in qualche modo con Aurelio. A ripercorrere molti momenti della mia vita professionale, che in qualche modo si interseca con la sua. Un altro regalo importante: Enzo Salomone, grande attore eh, napoletano, ma non solo, eh, ci farà omaggio di letture di pagine scelte.